Il rapporto di Amnesty International fotografa un mondo che sta facendo passi indietro sul piano dei diritti umani. Non solo le svolte autoritarie in governi precedentemente democratici, come quello della Turchia, la svolta repressiva in Egitto e quella in corso in diversi altri paesi, dalla Thailandia a Myanmar, all'Etiopia, agli Stati Uniti, dove l'elezione del presidente Trump ha segnato un diverso percorso della politica americana che desta moltissime preoccupazioni. Ma non è solo quello, è il fatto che è dilagata tra i governi occidentali e nelle società occidentali una logica di odio, di divisione, di discriminazione, di altri da noi che debbono godere di meno diritti dei nostri. Così la persecuzione nei confronti di migranti e rifugiati, verso i Rom, verso le persone LGBT, una riduzione degli spazi di libertà e di autonomia anche delle donne. Tutto questo sta creando un clima velenoso, un clima tossico, un clima che sta sempre più spingendo verso la divisione tra gli esseri umani, verso la fine della solidarietà e soprattutto verso la fine del diritto internazionale.